Trepidazione e fiato sospeso per le condizioni di Simone, il bambino di 12 anni che lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina, investito dal SUV che gli ha tranciato le gambe. Il bambino nella situazione di una gravità elevata e di una prognosi riservata, tuttora riservata, si mantiene in una situazione di sostanziale stabilità, nel senso che il monitoraggio, gli esami fatti non hanno mostrato, in questo momento, non hanno mostrato grandi variazioni. Le comprenderà che questo è un momento in cui anche la stabilità, in questa situazione di gravità, rappresenta un barlume di positività, ecco, in questa tragedia. Lo possiamo considerare perché il fatto che non peggiora di dargli un aspetto, una valenza positiva. E faremo degli ulteriori controlli, ovviamente strettamente monitorato, però ancora non è possibile esprimere un giudizio prognostico, se non quello dell'assoluta riservatezza, ecco, nel senso, non volerlo dire, nel senso che la situazione è talmente complessa, talmente complicata che potrebbe avere delle variazioni da qui a breve, ecco. E in ogni caso ogni novità nel così breve termine è sicuramente una novità negativa in questo momento, per cui noi ci aspettiamo una lenta e progressiva ripresa. È a metà coscia più o meno, riguarda soltanto bacino e gli altri. Infatti il coma non è legato a un problema cerebrale, ma è un coma farmacologico resosi necessario sin dall'inizio per la migliore gestione per cercare di mantenere più stabile il paziente, quindi non è un coma legato a un trauma cranico per intenderci. Soltanto monitoraggio, controllo, verifica, accertamenti, esami di laboratorio, esami strumentali, consulenze specialistiche, questa è più o meno la situazione. Dal punto di vista generale abbiamo cercato di sostenere anche la famiglia, voglio dire, noi essendo un hub per l'emergenza, ovviamente noi rivolgiamo queste attenzioni in generale a tutti i nostri pazienti, però in questo caso abbiamo attivato un po' più di attenzione e quindi abbiamo dato anche un sostegno alla famiglia attivando i nostri servizi sociali, il servizio psicologico. Noi abbiamo una parte di residenzialità che viene gestita da un'associazione di volontari e quindi anche un appoggio sostegno logistico, ecco, da questo punto di vista. Non ci sono numero di ore. In una prima fase in questi casi si aspetta più si mantiene stabile meglio è, poi un lento progressivo miglioramento, per cui questo lento progressivo noi non possiamo dire fra 24 ore scampato pericolo, fra 48 ore scampato pericolo, no, perché ripeto, noi siamo come se ci trovassimo in una grande tempesta e in cui cerchiamo di vedere qualche aspetto di positivo, per cui che cosa si fa? Si fa un controllo ematologico, il valore sale un pochettino, si fa una terapia, il valore scende, si aggiusta la terapia in meno. Dico, queste cose qua si inseguono i parametri, si gestisce attraverso il monitoraggio e poi diciamo si segue ad horas la vicenda, per cui non mi sento di dirle fra 48 ore ci vediamo e sappiamo se siamo dentro o siamo fuori, ecco. Purtroppo non è possibile quantificare il tempo.